Il saluto che il Ministro rivolge ai partecipanti e ringraziamento al Gambero Rosso per questa iniziativa conferma l'importante contributo del gruppo editoriale enogastronomico alla promozione del Made in Italy nel mondo. L'agroalimentare racchiude tutta la qualità, la tradizione e l'innovazione dei prodotti italiani. Prima filiera dell'economia italiana con un valore di 208 miliardi di euro pari al 12,6% del PIL. L'agroalimentare contribuisce per oltre il 4% al valore aggiunto all'intera economia del Paese per un valore di 64 miliardi di euro ed impiega 1,4 milioni di persone corrispondenti a oltre il 6% degli occupati. L'agroalimentare è un settore cruciale del nostro export. Nei primi 7 mesi del 2021 le nostre esportazioni in questo settore sono aumentate del 10,3% rispetto allo stesso periodo del 2020, sfiorando i 21 miliardi di euro. Il solo export vinicolo vale quasi 4 miliardi di euro ed è aumentato del 14,5%. Il costante e multiforme impegno della Farnesina a sostegno delle aziende italiane ed in particolar modo del comparto agroalimentare è un'attività di sistema che include attori istituzionali, mondo accademico, privato e società civile. Ringrazio Gambero Rosso per il suo costante e appassionato impegno per la tutela e la promozione della qualità dell'agroalimentare italiano e auguro a tutti buon lavoro.